riguarda i nuovi accordi territoriali per la città di Imperia, che poi in realtà hanno delle linee molto simili per tutti gli altri comuni che abbiamo individuato, possiamo riassumere in tre grandi filoni le caratteristiche principali. In particolare una parte riguarda i contratti a canone concordato, i cosiddetti 3+2 prevalentemente residenziali, un'altra parte riguarda i contratti transitori e un'altra ancora i contratti per studenti universitari. Per tutte e tre queste tipologie abbiamo resa obbligatoria l'allegazione della scheda di calcolo al contratto, debitamente compilata e sottoscritta. Abbiamo sottolineato l'obbligatorietà dell'attestazione di conformità del contenuto economico e normativo del contratto agli accordi territoriali e alle altre disposizioni che consentono di fruire di agevolazioni fiscali. Tra l'altro l'attestazione di conformità dovrà essere rilasciata da almeno una delle associazioni firmatarie e a questo proposito parte integrante degli accordi territoriali sono una serie di allegati tra i quali importantissimi contratti tipo, modello, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per poter fruire delle agevolazioni fiscali. Dopodiché un modello di richiesta di attestazione di conformità nel caso in cui i contratti siano stati sottoscritti, stipulati senza l'assistenza delle associazioni firmatarie e un modello in generale di attestazione che sarà quello che rilasceremo comune a tutte noi organizzazioni una volta verificata la presenza dei presupposti necessari. Per quanto invece attiene ai contratti di natura transitoria, abbiamo ritenuto opportuno ampliare le ipotesi di transitorietà sia per i proprietari sia per gli inquilini. In particolare per i proprietari abbiamo aggiunto il rientro dall'estero e i motivi di lavoro, mentre per gli inquilini abbiamo introdotto l'apprendistato e la ricerca di uno spazio occupazionale. Ogni qualvolta verrà stipulato un contratto di natura transitoria sarà obbligatorio, tra l'altro, allegare i documenti giustificativi della transitorietà. Per quanto riguarda gli studenti universitari, invece, siccome la città di Imperia, così come quella di Sanremo, sono due poli fortemente legati allo studio universitario, abbiamo ritenuto opportuno ampliare le ipotesi in cui questi contratti potranno essere stipulati, e ovviamente quindi non solo le due città, ma anche i comuni limitrofi. Abbiamo poi ampliato il concetto di studio universitario non limitandoci a un corso di laurea ma estendendolo a un dottorato piuttosto che un corso di perfezionamento o un master. Bisogna ricordare che tutto questo discorso del rinnovo degli accordi territoriali ci ha consentito di portarli perfettamente in linea con le disposizioni del decreto ministeriale del 16 gennaio 2017 e in generale va visto in un'ottica un po' più ampia. Non si può prescindere dal fatto che la Liguria sia una delle regioni col maggior numero di sfratti. I contratti a canone concordato in questo senso sono intervenuti in maniera positiva perché da un lato hanno disincentivato il cosiddetto affitto in nero e dall'altro hanno costituito un incentivo per molti proprietari a rimettere sul mercato unità immobiliari per lungo tempo rimaste sfitte. È importante collegare questo discorso anche a livello nazionale a quello che sta accadendo con la riconferma della cedolare secca al 10% che il governo punta a stabilizzare e a rendere permanente, oltre ovviamente alla riconferma delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e riqualificazioni energetiche e naturalmente l'introduzione importante del nuovo bonus facciate che consentirà una detrazione del 90%.